Buon pomeriggio bambine e bambini, eccoci arrivati all'ultima giornata dedicata al bellissimo libro Domani inventerò. E proprio oggi la nostra giornata è dedicata a quello che recita il titolo Domani inventerò, con la differenza che noi inventiamo proprio oggi. E siete pronti? Perché noi oggi inventiamo una cosa gustosissima ma anche molto carina. Realizzeremo un dipinto commestibile. Siete pronti? Iniziamo! Per realizzare il nostro dipinto commestibile, oggi più che mai abbiamo bisogno dell'aiuto di un adulto, perché dovremo cuocere degli alimenti, dovremo utilizzare il coltello e quindi è fondamentale che un adulto vi dia una mano. Per realizzare il nostro dipinto commestibile avremo bisogno di 2 uova, una foglia di insalata, un'oliva e una carota. Con l'aiuto di un adulto prendiamo le uova. Le mettiamo in un pentolino in cui verseremo dell'acqua che dovrà coprire del tutto le uova. A questo punto potremo metterle in cottura stando attenti al momento in cui l'acqua inizierà a bollire. Da quel momento in poi le uova dovranno rimanere sulla fiamma per 9 minuti. Quando le uova saranno pronte potremo lasciarle raffreddare per poi sbucciarle. Riponiamo le uova in un piatto pulito e passiamo all'insalata. Quindi prendiamo la nostra foglia di insalata e la laviamo per bene. Quando sarà pulita potremo tagliarla in tanti piccoli pezzi e riporli in un piatto. Poi prendiamo la nostra carota e la laviamo per bene. Adesso prendiamo l'oliva e, mi raccomando, con l'aiuto di un adulto con un coltello la denoccioliamo e formiamo 2 metà dell'oliva. A questo punto gli alimenti saranno tutti pronti e non ci resterà che scegliere un bel piatto dove andare a creare il nostro dipinto commestibile. Un ultimo passaggio da eseguire, sempre con l'aiuto dei genitori, è quello di prendere l'uovo, un uovo, e dividerlo a metà in questo modo e conservarlo così. Poi prendere una delle 2 metà e realizzare con l'altro uovo una fetta di uovo che sia spessa più o meno quanto questo uovo qui. Perfetto. Ultima cosa. Con l'altra metà che abbiamo dovremo creare altre 2 metà e quindi andiamo a dividere in 2 questa metà di uovo. Ok. E allora bambini, quando i nostri alimenti saranno pronti potremo iniziare a realizzare il nostro dipinto commestibile per la giornata di Pasqua. E allora prendiamo il nostro piatto in base a quello che appunto avete scelto e iniziamo con la realizzazione. Sposto un attimo di cose perché sennò non riesco appunto a muovermi. Prendiamo l'insalata, bambini, ce l'avete? Via! Iniziamo a metterla sulla base del nostro piatto. Questa sarà l'erba del nostro dipinto. Mi raccomando bambini, copriamo bene tutto il piatto, tanto una foglia è più che sufficiente, una foglia di insalata tagliata a pezzetti. La mettiamo tutta, perché non si butta niente. Ok, ci siamo? Via! E adesso la parte più divertente. Andremo a realizzare un coniglietto, bambini. Allora, prendiamo la metà dell'uovo che prima con mamma abbiamo tagliato e la mettiamo qua. Poi l'altro pezzo di uovo che abbiamo tagliato creando appunto una fettina lo mettiamo qua. Le 2 metà che avevamo preparato le prendiamo e le mettiamo qua. Forse così è un po' troppo grande, quindi chiedete a mamma di tagliare ulteriormente l'uovo. Perfetto, così è meglio. Ok, 1 e 2. Poi prendiamo l'altro pezzo di uovo, togliamo
la parte gialla perché ci serve solo la parte bianca. Facciamoci aiutare tagliando a metà, e queste saranno le zampine del nostro coniglietto. Tagliamo un altro pezzetto che sarà la coda. Ok, e adesso che cosa ci manca? Mancano gli occhi al nostro coniglietto, quindi prendiamo l'oliva che avevamo precedentemente denocciolato, ci facciamo aiutare a tagliare un pezzetto. Ovviamente in questo lavoro, come abbiamo detto dall'inizio, mamma e papà tagliano e voi bimbi vi divertite a comporre il quadro. Mettiamo uno qui e uno qui, poi ne facciamo un altro che sarà appunto il nasino del nostro coniglietto. Poi possiamo creare delle striscioline sempre con l'aiuto di mamma e papà, e queste saranno i baffetti del nostro coniglio. Prendiamo la nostra carota che avevamo precedentemente lavato, facciamoci aiutare da mamma e papà a tagliare giusto un pezzettino così da rendere la nostra carota un po' più piccola, la mettiamo tra l'erbetta così, ok? E un'ultima cosa che possiamo mettere nel nostro dipinto commestibile è un bel sole proprio. Se abbiamo altri pezzi di giallo, e ce li abbiamo, possiamo pure fare i raggi del sole. Uno, due, l'altro. Carino il nostro antipasto di Pasqua? Mi raccomando bambini, non stancatevi mai di inventare e divertitevi sempre. Un bacione grande grande, ciao ciao!